Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. Con il brano New York, New York che Liza Minnelli interpretò nel film omonimo di Martin Scorsese, la cantante jazz di Bormio Monica Clementi ha vinto la 24esima edizione del Video Festival Live, categoria senior, nelle finali del 7, 8, 9 settembre a Cattolica. In commissione Alessandro Porcella, Roberto Turati e Roberto Razzini della Warner Bros. Italiana. Pensare che fino a qualche giorno prima non era certa di partecipare, ma la presentatrice ufficiale dell'evento ha visto in lei doti e rarità. Questa vincita è un grandissimo regalo e nasce, è un frutto che nasce da sacrifici, da impegni, da studio soprattutto con i più grandi, con Massimo Faraò nel campo del jazz, con Marianne Sullivan, con Kevin Mahoney, un bluesman che purtroppo è mancato negli anni scorsi, con Sandy Patton, con Denise King. E in ultimo ho avuto una vocal coach che mi ha fatto fare un percorso di crescita artistica indubbiamente grandissimo e le devo veramente tanto, questo è Consuelor Singer. E grazie a lei che questa è arrivata a Bormio. Gli incontri con Sheila Jordan, Byron Langham alla base della sua carriera. Isola del Cantone Jazz Festival dedicato a Bobby Durham, la sua palestra, insieme agli studi di Bormio con il Free Jazz Project in Quartet. Suo mentore il pianista jazz Massimo Faraò, con lui il primo disco The Sunny Side of Life. La scelta del brano portato in finale a Cattolica non è casuale. Perché ha un testo dove mi identifico molto, dove la mia autostima, diciamo, si è presa un riscatto, insomma. E perché ho sempre la mia personalità è sempre stata un po' schiacciata nel corso della mia vita. Quindi questa per me è stata veramente un grandissimo regalo, ecco, chiamiamolo così, un grandissimo regalo, ed sono veramente felice, una grande emozione essere lì, aver portato un pezzo di Valtellina, un pezzo di Bormio su quel palco. Un pubblico caldissimo ha partecipato, cosa volere di più per essere incoraggiati quando l'emozione è alle stelle? Clementi è un artista a tutto tondo, nel tempo libero ricama e cucina, per metà valtellinese e il resto emiliana, specializzata in selvaggine dolci, si esibisce nei locali dove è particolarmente ricercata. Video Festival Live è nato nel mio cuore da partecipante, perché sono arrivata in finale come cantante singola e anche insieme alle Ladies Gang. Da qui è nata un'amicizia meravigliosa con tutta l'organizzazione. La vittoria di Clementi è molto di più di una coppa. Infatti verrà accompagnata nella sua crescita professionale, artistica, nello studio, nella ricerca della produzione. Orgoglio perché l'ha vista fiorire sotto l'ala di Lilene Ferraz. Io sono contentissima di questa vittoria di Monchi, come la chiamiamo noi, perché Monica Clementi è stata una delle nostre prime allieve di canto moderno quando abbiamo aperto la Civica anni e anni fa, perché sono più di 30 anni che c'è. Ecco, e mi ricordo che questa canzone New York, New York, con cui lei ha vinto, l'aveva fatta ad un saggio, durante un'esibizione di un saggio, con la sua bombetta, come ha fatto poi nell'esibizione alla finale del Video Festival Live. La Valtellina è ricca anche di talenti canori e come ogni perla va coltivata perché possa emanare la sua luce altrove, facendo parlare di sé e della sua terra, proprio come Monica Clementi è riuscita a fare. Ho voluto fortemente portare il Video Festival Live qui in Valtellina per permettere a tutti gli artisti, a tutti i cantanti, a tutti i musicisti di mettersi in gioco. Trovo che sia fondamentale davvero per ogni persona decidere di andare oltre i propri limiti e in questo caso oltre la propria terra, e il Video Festival Live è proprio questo.